Natalangelo Lisa, matricola 76712. Buongiorno bambini. Come sapete, ci troviamo a Monte Sant'Angelo, un piccolo paesino situato sul promontorio del Gargano in Puglia, a 837 metri dal mare. Oggi insieme andremo alla scoperta di alcune caratteristiche che riguardano la nostra città e poi realizzeremo un cartellone che appenderemo all'interno della classe con tutti i luoghi che abbiamo visitato. Cominciamo col nome. Secondo voi perché questo paese si chiama proprio Monte Sant'Angelo? Ve lo dico io. Il nome di questo paese è legato al culto del santo che è San Michele Arcangelo e la prima cosa che vedremo oggi nella nostra lezione itinerante sarà appunto la basilica di San Michele Arcangelo che abbiamo in questo momento alle nostre spalle, dedicata proprio all'Arcangelo Michele. A pochi metri dalla basilica poi troveremo una statua eretta su un piedistallo in pietra dallo stesso Arcangelo. E da qui poi ci dirigeremo verso l'ultimo punto che fa parte del nostro itinerario come ultima tappa davanti al comune dello stesso paese per osservare il monumento dei due siti UNESCO, appunto perché la nostra città è una città che ha come riconoscimento ultimamente, negli ultimi anni ha avuto come riconoscimento due siti UNESCO, infatti è conosciuta come la città, oltre alla città di San Michele Arcangelo, come la città dei due siti UNESCO, che è la Basilica e la Foresta Umbra. Siete pronti per questa nostra scoperta? Andiamo insieme! Adesso ci dirigeremo prima alla Basilica, venite con me! Questo punto della nostra mappa geografica. Questa è la mappa geografica di Monte Sant'Angelo e noi in questo momento siamo proprio qui, nella basilica, nel punto medio alto della città. Come possiamo notare, questa basilica è un luogo di ritrovo per moltissimi pellegrini ed ebbe origine nel 490 d.C., l'anno della prima apparizione dell'Arcangelo Michele, a cui poi sono seguite altre tre. Come possiamo notare, la prima cosa diciamo che si vede è quella di queste colonne molto alte che sono accompagnate da delle inferriate che ricoprono, come vediamo, tutto l'ingresso della basilica. La struttura è costituita da un livello superiore dove appunto ritroviamo il portale monumentale e il campanile e uno inferiore che vi farò vedere dopo dove ritroviamo la Sacra Grotta e scolpita nella roccia dove c'è appunto la statua di San Michele Arcangelo, alla quale si accede grazie alla scalinata angioina. Innanzitutto possiamo vedere lui, il campanile, che è la parte diciamo più alta della nostra basilica. Il campanile è detto anche Torre Angioina ed è stato commissionato da Carlo I d'Angio tra il 1274 e il 1282. Come riconoscimento per la conquista dell'Italia meridionale. La costruzione poi fu affidata a due architetti che erano appunto fratelli, Giordano e suo fratello Marando, che erano due architetti compaesani diciamo della città di Monte Sant'Angelo, che crearono dapprima questo campanile di 40 metri, che fu poi però abbassato e ridotto a 27 metri. La caratteristica che notiamo da subito e che lo distingue dai campanili presenti in tutta Italia è appunto la sua forma ottagonale, una forma usata raramente appunto nel nostro paese che è l'Italia e dunque lo rende quasi unico. È composto, come possiamo vedere, da quattro piani, a cui si accede attraverso una scalinata che è presente all'interno, una scalinata a chiocciola, a spirale, e all'ultimo piano sono presenti cinque campane. Da un punto di vista artistico, nel campanile possiamo notare due diversi stili architettonici. Il primo è quello romanico, che è presente nelle arcate cieche a tutto sesto, mentre il secondo è quello gotico, che è presente nelle finestre stilizzate che possiamo vedere al terzo piano. Se ci dirigiamo più qua, bambini, possiamo vedere l'ingresso della basilica. La basilica, quindi, come abbiamo detto, è adornata da queste colonne con delle inferriate e poi possiamo subito notare la sua facciata. La facciata d'ingresso presenta due arcate a sesto acuto che sono sormontate da un frontone triangolare, al cui centro, come possiamo vedere, è stata collocata una piccola statua di San Michele Arcangelo. L'ingresso di sinistra, adesso andiamo a vedere, ci sono due portali, quello di sinistra e quello di destra. Adesso vi farò vedere prima quello di sinistra e poi quello di destra che praticamente conduce alla scalinata angioina che è quello che poi ci porterà nella grotta.
Allora, l'ingresso di sinistra è impreziosito da una porta di bronzo arricchita da pannelli che raffigurano la storia del santuario dalle origini fino al pellegrinaggio di Giovanni Paolo II nel 1987, mentre quello di destra è rappresentata da una porta in bronzo, diciamo, molto semplice, senza nessun disegno. In alto, sopra i due ingressi, ci sono due lapidi rettangolari. Sulla prima ci sono, è dove ci sono appunto due scritte in latino. A sinistra si legge: non è necessario che voi dedichiate questa basilica che ho edificato, perché io stesso ne ho posto le fondamenta e l'ho anche consacrata, che sono state delle parole dette dallo stesso santo. Mentre a destra si legge: terribile è questo luogo, qui è la casa di Dio e la porta del cielo. Adesso ci condurremo all'interno della basilica, dove ovviamente bisogna fare silenzio. All'interno possiamo notare, come avremo come prima tappa, la scalinata angiolina, dove possiamo notare dei segni, dei simboli sui muri che accompagnano questa scalinata, e poi arriveremo alla cosiddetta porta del toro, che è quella che ci condurrà nella sacra grotta. Andiamo insieme. Come vi ho detto, qui possiamo notare dei segni che sono stati lasciati su questi muri. Segni lasciati ovviamente da pellegrini e da tante altre persone che hanno fatto visita alla basilica, dove troviamo per esempio delle croci, troviamo delle preghiere personali o le iniziali del proprio nome e cognome. Ma sicuramente sono molto suggestive le impronte delle mani degli stessi pellegrini che sono venuti appunto nel tempo a visitare la basilica. Adesso faremo questa scalinata che è un po' lunga, che ci condurrà nella grotta. Guardiamo, qui ci sono anche delle altre mani, degli altri simboli. Guardate, sono tutte mani che sono state lasciate nel tempo. Qui possiamo notare un affresco che rappresenta la Madonna e il bambino con l'arcangelo Gabriele. Qui ci sono delle vere e proprie scritte. La porta che abbiamo visto si chiama Porta del Toro, che è una porta in bronzo formata da 24 formelle sulle quali sono raffigurati gli episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento, con protagonisti gli arcangeli Michele e Gabriele. Superata questa porta, come abbiamo visto nel video, c'è la cosiddetta Sacra Grotta, dove è presente la statua di San Michele e la sua spada. Adesso risaliremo le scale per arrivare fuori dalla basilica, dove appunto ci condurremo all'altra nostra tappa del nostro percorso. Eccoci qui, adesso ci troviamo di nuovo all'esterno della Basilica di San Michele, da cui riprenderemo il nostro cammino per arrivare nella seconda tappa del nostro itinerario, che è appunto a pochi metri dalla Basilica, che è quello della statua di San Michele che troviamo all'interno della piazza.
siamo arrivati. In questo momento ci troviamo in questa parte del nostro paese, proprio qui, a metà percorso, dove appunto possiamo ammirare questa statua. È una statua simile a quella che abbiamo, diciamo, intravisto nella grotta, e la ritroviamo proprio a pochi metri dalla basilica. È stata voluta dall'arcivescovo Pulcinelli nel 1656, in seguito ad una terribile pestilenza che colpì tutta l'Italia meridionale. Durante la peste, San Michele, in seguito a numerose preghiere, andò in sogno all'arcivescovo e gli ordinò di benedire i sassi della sua grotta, scolpendo su di essi il segno della croce e le lettere MA, che stanno appunto per Michele Arcangelo. Chiunque avesse tenuto con sé quelle pietre sarebbe stato immune alla peste. Il vescovo fece proprio così e ben presto la città fu liberata dalla peste. Per ricordare quel prodigio, l'arcivescovo fece innalzare questo monumento lungo la piazza del paese, che dai cittadini è conosciuta come San Michele di Pietra. Adesso ci dirigeremo verso l'ultimo nostro step, che sarà appunto quello del comune di Monte Sant'Angelo, dove potremo vedere la statua dei due siti UNESCO, e faremo insieme questo pezzo di strada che non è tanto lontano. Venite con me e arriveremo, diciamo, in 5-6 minuti. Bene bambini, eccoci arrivati. Siamo giunti alla fine del nostro percorso. Innanzitutto possiamo vedere sulla nostra cartina geografica il punto in cui ci troviamo, cioè proprio qui, vicino al municipio di Monte Sant'Angelo. Proprio di fronte troviamo questa bellissima statua, che è stata fatta praticamente negli ultimi anni. Questo monumento celebra e rappresenta i due siti UNESCO, ovvero la Basilica di San Michele Arcangelo da una parte e la Foresta Umbra dall'altra, che è il cuore verde del Gargano a pochi chilometri dal paese. L'installazione è stata realizzata nel 2018 ed è fatta, diciamo, quasi interamente di acciaio Corten, un tipo di acciaio che con il passare del tempo cambia colore in rosso-arancio, tipico della ruggine, donando l'aspetto di un manufatto antico. In contrasto troviamo invece l'argento brillante dell'acciaio inossidabile, usato per rappresentare sulla parte sinistra le ali di San Michele Arcangelo, mentre sulla parte destra le foglie dei faggi della Foresta Umbra. Al centro invece ritroviamo l'avifauna che popola la Foresta Umbra nella parte, diciamo, superiore. Nella parte inferiore invece ritroviamo le mani e i piedi dei pellegrini che hanno visitato la Basilica di San Michele nel corso del tempo. Bene bambini, il nostro viaggio itinerante oggi è finito qua, ma il nostro percorso ovviamente non finisce qui. Infatti abbiamo intenzione di fare una nuova lezione itinerante la prossima volta, che grazie alla quale, diciamo, andremo a vedere altri due posti caratteristici di questo paese. Il primo ovviamente è collegato ai due siti UNESCO, quindi parliamo della Foresta Umbra. Attraverso, diciamo, un pulmino arriveremo alla Foresta Umbra. Mentre l'altro è quello collegato al centro storico di Monte Sant'Angelo, che è il cosiddetto Rione Ionno. Bene bambini, il nostro viaggio è finito qua, quindi ci vediamo alla prossima!